Metropoli TV è qui al Salone del Libro di Grottaferrata con Ermenegildo Frioli che ci parlerà un po' di Mino Maccari. Mino Maccari è un personaggio istrionico del nostro secolo, addirittura citato da Leonardo Sciascia in uno dei suoi racconti. Ci parli un po' di questo personaggio. Ma più che un personaggio è un pezzo di storia italiana. Infatti tanti personaggi della cultura, da Montale a Cardarelli, Longanesi, Ungaretti, Morandi, Guttuso, sono stati tutti personaggi che hanno avuto a che fare con questo splendido artista, ma non era soltanto un artista, un pittore, incisore, è stato anche uno scrittore, è stato anche giornalista soprattutto. Infatti lui è stato caporedattore della Stampa con Malaparte e ha fatto anche tanti servizi come inviato ai confinati di Ponza. E conosco tanti aneddoti, comunque sia lui è, ripeto, un pezzo di storia della cultura italiana, ecco, la cultura italiana. Qui infatti ci sono esposte delle copertine del Selvaggio, che era un giornale quindicennale che fondato da lui e da Bencini, e sono degli anni 30, 32, 33, 34, 35, sono i giornali originali che siamo riusciti a trovare in occasione di questa fiera del libro. E infatti la mia presenza qui è da accostare a questa situazione, in quanto io sono uno che sono stato moltissimo vicino a Maccari e conoscendo certi episodi della sua vita, che lui ha scritto anche, non solo è stato affondato questo giornale, ma ha scritto libri, aforismi, tantissime cose, e compreso l'illustrazione di quello che scriveva. E il Selvaggio è stato un giornale che parlano le copertine stesse, per cui non è stato un personaggio che è il pittore fino a se stesso e cose varie, era uno che leggeva il futuro, tant'è vero che tutte queste cose sono esposte qui, sono tutte cose attuali. C'è anche una copertina della fatalità della guerra della Libia, dove lui ha partecipato, che faceva il mitragliere nell'aereo di Italo Balbo, e che è una copertina attuale, è bellissimo. Va bene, noi la ringraziamo moltissimo, è stato molto gentile signor Frioli, e dal Salone dell'Editoria dell'Impegno di Grottaferrata è tutto per Metropoli TV.